Beh, la regione sostiene in maniera importante il San Carlo perché diciamo, ha dato negli ultimi anni molte risorse. Rispetto a quelle che erano le previsioni, quest'anno una quota del POC non è stata attribuita, ma il San Carlo deve essere in grado di potersi muovere con più finanziatori. Quindi la sfida che noi abbiamo davanti, credo, per garantire stabilità al teatro è quella di avere diciamo, non solo tante istituzioni che lo sostengono, ma anche un contributo da parte dei privati, fare in modo che diciamo, la somma di tutti questi contributi sia in grado di garantire un buon futuro al teatro. Credo che lavorando insieme riusciremo a farlo.